Si parte, nell'ambito dell'emendamento dell'onorevole Costa, da un presupposto che è rappresentato dalla direttiva europea. Ebbene, la direttiva europea dice ben altra cosa, a ben vedere. Se vedete l'articolo 4, si parla sostanzialmente di misure necessarie per garantire, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sarà legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate a autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle su colpevolezza non presentino la persona come colpevole. L'ordinanza di custodia cautelare non presenta la persona come colpevole, Presidente. È una misura cautelare ed è a tutti noto che la misura cautelare è fondata sui gravi indizi, ma non sulla colpevolezza, ed è semplicemente finalizzata ad impedire determinate, a soddisfare determinate esigenze. Non solo, ma tenga conto che l'ordinanza di custodia cautelare è diventata pubblicabile nel 2017, quando la Commissione Giustizia ha modificato l'articolo 114, secondo comma. In quella Commissione Giustizia era presente anche l'onorevole Costa, che all'epoca non disse nulla e non intervenne per quell'intervento legislativo di cui oggi si rammarica. Eppure la direttiva europea che oggi cita a fondamento di ciò che sostiene è una direttiva che è entrata in vigore prima di quel decreto legislativo. E oggi perché non si vuole che venga pubblicata l'ordinanza di custodia cautelare? Perché non si vuole che si sappia effettivamente che esistono persone, soprattutto quelle che appartengono a quella borghesia mafiosa, a quei colletti bianchi, a quei corrotti, che diventano oggetto di ordinanza e sono interesse pubblico a conoscerne i fatti. Perché l'informazione non è solo un dovere, è un diritto, e un diritto costituzionalmente garantito. Con questo emendamento, Presidente, bisogna evitare l'imbarazzante diffusione di notizie sui reati del potere, Presidente, perché dei reati della povera gente non interessa nulla a nessuno. Ecco, se inseriamo questo, Presidente, finiamo veramente per impedire alla gente di conoscere ciò che accade attorno a noi. Ma come vogliamo difendere le persone se non facendole conoscere ciò che avviene? E ancora una volta si parla delle garanzie dell'imputato e a nome di queste garanzie si soffoca la eguaglianza delle parti, si separano le carriere, si impedisce il diritto di informazione, si fa tutto ciò che contro un principio e un valore costituzionale. Oggi approvare questo emendamento significa soffocare la libertà di informazione, impedire ai giornali di informare le persone. Ma questo è gravissimo, Presidente. Non possiamo consentire che ciò avvenga, e chiunque abbia coscienza, chiunque creda nella libertà di informazione e nella esigenza che tutti sappiano ciò che avviene nel nostro Paese, per favore, non è possibile, colleghi, che ciò quindi passi inosservato e con il voto favorevole di una maggioranza. Grazie.